11 giocatori capaci al 77esimo minuto di tessere una delle più belle trame nella storia della nazionale italiana. L'azione inizia da Capitan Facchetti, che passa a Benetti. Tacco di Causio. Ancora Benetti. Intanto, al centro dell'area, si è liberato Roberto Bettega. Il mio pensiero sull'arrivo della palla fu quello di incrociare. Cioè, lui si sta muovendo verso sinistra e io gliela metto verso destra. Cross di Benetti, Bettega, 2-0, 33esimo minuto del secondo tempo. Velocissima, splendida l'azione di contropiede. È questa una delle azioni più corali e più belle della storia della nazionale italiana. In quella frazione di secondo uno pensa come ci vado, dove la metto, e la mente deve essere abbastanza veloce, e questa è la difficoltà. L'Inghilterra è sconfitta. L'Italia invece vola. Si lancia in tuffo, proprio come Bobby Gould, verso una nuova era. Queste sono partite.